con entrambe le ginocchia, entrambe le mani ha toccato il tappeto. Ma andiamo ora in diretta, ecco l'azzurra Selene Celotto, settima nel concorso individuale e terza nella finale, quarta nella finale di specialità del volteggio. È attualmente senz'altro la numero 3 della ginnastica femminile italiana. Roberta Kirchmayr, campionessa d'Italia, e Giulia Volpi non sono state inserite dai tecnici azzurri in questo torneo dopo le fatiche del recente mondiale. A difendere i nostri colori Selene Celotto di Cesano Maderno. Peccato lo sbilanciamento, Selene Celotto, sedicenne, gareggia per la Prolisone e la sua allenatrice è Elisabetta delle Donne. Eccola ora complimentata da Lara Filippi che per un infortunio non ha potuto prendere parte alla gara, solo ieri nel concorso individuale ha effettuato la prova delle parallele asimmetriche. Marletta, la prova dell'azzurra. Ma direi molto bene tutto l'esercizio, peccato veramente per questa fase finale, stranamente, perché lei normalmente la effettua con molta facilità, è un salto teso con doppio avvitamento che non rappresenta certo un ostacolo per lei, è arrivata sbilanciata e di conseguenza ha portato il piede in fuori per riuscire a mantenere equilibrio. Comunque penso dovuto al fatto che ha scaricato un pochettino la tensione della competizione un attimo troppo presto, perché tutto l'esercizio era andato veramente bene senza la minima imperfezione.